Ben ritrovati con l'appuntamento con le strategie Aikinashi applicate ai turbo open end di Unicredit. Oggi focus su Tenaris, dove ieri ha confermato una candela verde Aikinashi che interrompe quindi questa discesa di 11 punti percentuali con la rossa del 8 giugno sulla resistenza 9,86 euro. E quindi vado a togliere adesso il riferimento al precedente trend ribassista, e da oggi le premesse sono per quindi una inversione al rialzo con il target, proprio primo, almeno primo target, la zona di resistenza verso i 9,86. Però ovviamente se ci arriva con il colore verde Aikinashi potrebbe andare anche oltre. E quindi andiamo a vedere tra i turbo open end call inizialmente, per chi ha una view al rialzo. Andiamo sul sito di Unicredit. Il link di questo sito lo trovate sotto nella descrizione del video su YouTube. Da sinistra filtro, tipo di prodotto, i turbo sono in fondo, quindi facilissimi da trovare, tipo di sottostante azione, e tra le azioni in fondo andiamo giù, troviamo Tenaris. Ecco qua, quindi turbo open end call azione Tenaris, ed ecco la schermata, la pagina con i certificati turbo di Unicredit. La prima cosa come sempre da guardare bene è il prezzo strike, che rappresenta lo stop loss. Qui vi mette in percentuale la distanza dalle quotazioni attuali di Tenaris. Vedete, si va da un 59%, uno strike price adesso a 3,85,27,12, a quello più vicino quasi 11 punti percentuali, 8,42,21,62. Avrete già notato che man mano che ci avviciniamo alle quotazioni attuali, dall'altra parte invece, più ci avviciniamo alle quotazioni attuali, più aumenta l'effetto leva, il moltiplicatore che andrà ad amplificare in positivo e in negativo l'operazione. Ovviamente adesso vedete, oggi sale e vedete come sta amplificando rispetto al più 1,44% che registra in questo momento Tenaris. Sono prodotti quotati a borsa italiana, Piazza Affari, segmento Sedex, non hanno scadenza, questo è un grande vantaggio, e si possono acquistare a prezzi decisamente inferiori. Vedete, quello più sono vicini alle quotazioni attuali, lo strike più vicino alle quotazioni attuali, diminuisce, più piccolo è il prezzo lettera a cui si può comprare. Non si può shortare un turbo perché è una view ribassista, c'è il turbo open end put che adesso lo andremo anche a vedere. Allora vediamo 8,42,21,62, 8,42, vediamo se va bene secondo quella che è la mia strategia, che indica uno stop di protezione sotto il minimo relativo, e sotto il minimo relativo è questo qui del 21 giugno. A 8,52 c'è anche questo livello, perché la zona di supporto riprende questa situazione di maggio di quest'anno, e quello è 8,49, quindi 8,42 è proprio perfetto rispetto a quello dove andrei a posizionare proprio come eventuale stop di protezione. E quindi questo, qui vedete i codici ISIN o ISIN se preferite in inglese, che sono poi da mettere all'interno della vostra piattaforma di negoziazione per trovare appunto il certificato. Ovviamente si può scegliere uno strike differente per chi ha un orizzonte temporale ma superiore al grafico per esempio giornaliero. Quindi questo 8,42, 7,93 è una leva alta, parliamo di prodotti ad alto rischio, però il rischio è limitato perché non si può perdere più del capitale investito. Ipotizziamo, facciamo un esempio, 1000 euro per questa operazione su Tenaris, si compra adesso a 1,219 per determinare il numero di turbo che si possono acquistare, si divide il capitale, quindi sempre questo esempio, 1000 euro diviso quello che vedete il prezzo lettera adesso 1,217,218, e avete il numero di turbo che potete acquistare. Se poi l'operazione dovesse andare male, toccare il prezzo strike, perderete comunque solo i 1000, non più dei 1000 euro ipotetici, anche con una leva così alta. Quindi ci sono buone opportunità di guadagno e perdita, perché ovviamente si può anche perdere, però non si può perdere più del capitale investito per quella singola operazione. Andiamo a vedere invece nel caso in cui Tenaris da qui, anche se adesso fa già più 1,65%, dovesse poi invertire la rotta e violare il livello di supporto o una candela rossa Aikinashi, a questo punto torniamo al filtro senza modificare, cambiare solo da turbo open end call a turbo open end put, e vediamo anche in questo caso
la schermata. Qui i prezzi strike sono ovviamente sopra quelli attuali di Tenaris, adesso 9.464, perché è una speculazione, una view ribassista, e quindi lo stop andrà sopra il prezzo. Infatti quello più vicino dista 5 punti percentuali, più distante invece più lontano 30%, e questo è 9.93,58. 9.93,58 qui sopra. Praticamente, quindi come si può vedere. E poi, come sempre, la scelta si può andare su uno strike distante anche 30 punti percentuali. E per oggi è tutto. Grazie, al prossimo appuntamento. Arrivederci al prossimo appuntamento con le strategie Aikin-Ashi sui Turbo Open End.